Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo sul mio server Minecraft. E inizieremo a fare un nuovo video. Già sapete il nome dal titolo, ma questo è il mondo che useremo. Come vedete diventare un thing. Single, cartello, bedrock, roccia, letto e torcia. Adesso voliamo all'inizio della mappa. Questa è l'inizio della mappa, dove qui c'è la roba. L'inizio della mappa è questa. La mappa inizia con... Dove si può vedere? Dove è la cassa? Qua. Si può vedere sopra la cassa. Poi dove camminare avanti c'è scritto sali sugli shulker per raggiungere la cesta lì in alto. Benvenuto nel mio parkour. Nella cesta c'è il boss per saltare. E poi ci sono dei dropper con dentro una pozione di salto che lancerò io dall'alto, quindi potete non usarla. Poi qui c'è la mappa che l'ho creata io. Poi ci sono quattro cubi, questo è il primo. Con questo piccolo parkour semplice. Il cubo 2 è un cubo con diversi colori, infatti è arcobaleno e ha 9 livelli. Poi il terzo cubo è un cubo completamente nero con una scalinata che porta un corridoio che porta al quarto cubo, dove è fatto da 3 cubi in cui in ognuno c'è una dimensione. Allora, si inizia di qua e fa il parkour. Sì. Poi fai il parkour e salti fin qui. Nemmeno in creativo. Salti, corri. Poi col boss di salto che ho lanciato si può finire qua giù col boss di salto. Poi c'è del latte lì. Poi fai piccoli saltini sulle ceste. Poi ti bu. Poi per chi è più intelligente ha visto. Ho rovinato la mia mappa. Poi per chi è più intelligente ha visto che se sali sulla cesta. Salti fin qua e poi fai salti così. Qui ovviamente ci vuole il boss di salto. Salta di qua, la leva la palla. Poi bevi il latte, togli il boss di salto. Fa la strada indietro fino a questo qui, poi ci butta. E per ora è finito il primo livello. Poi tu esci dal primo livello. E finisci in questo corridoio qui, questo qua. Cammina di qua, ecco, letteralmente qui, ecco. Fatto l'entrata per entrare anch'io. Tu passi di qua. Non l'ho chiuso, lo chiuderò. Poi tu entri qui dentro, ti fai tutto il parkour e questo è un livello troll. Indovinerete. Perché qui dentro c'è una per superare il livello è molto facile. Tanto io mi butto qui. Non serve nemmeno la leva che ho messo. Che la leva è nascosta qui. Perché in tutti i livelli inizia con questo. Ma lì inizia con la sabbia rossa, quindi. Allora tu dovete saltare sul letto. Andare sul primo blocco. Saltare sul letto obbligatorio. Poi fare tutto il parkour. Come vedete lì c'è un guardian che vi darà mining fatica in tutta la partita. E per chi ha visto qui c'è un uscio. Qui c'è un. Avete visto, eh? Che è raggiungibile. Però io ho pensato che facevi tutta la scala fin qua. Ti mettevi le litre che io ho. Ti mettevi le litre che ho, correvi, facevi così, well. Ma lo giuro, prima l'ho fatto. Perché quando non c'è la gente, tu ce la fai a fare le cose. Come vedete se ce la fa. Però dal blocco, sì, lo potresti fare anche da di qua. Esatto, poi tu ti butti qua e hai la chest plate. Con cui andare laggiù e aprire. Oh, ti apri.
e aprire il terzo livello con il ghast. E non fatelo uscire il ghast. Quando sarà morto qui ci sarà una cella. Ma prima di entrare aprite quella cella dove c'è un'armatura. Ho tolto la chest plate, cioè il corpo, perché nel primo livello nel primo livello lì ti dà l'elitra, quindi. Poi dopo qui c'è il livello 4 di colore verde dove combattono gli zombie. Per questo non è troll. Però io starò qui dentro tutto il tempo quando sarete nel livello 2. Perché se questa leva, qui c'è un blocco, vedete? Vedete? Questo è da 2. Lo vedete da 2? 2. Sapete contare? Bene, già no. Poi tirate la leva. Sì, l'ho tirata. Un blocco. E questo non è un livello trappola. Guardate cosa mi metto. Un piccone con fortuna, efficiency. Un piccone con fortuna e efficiency 3. Quindi dovete raccogliere tutti i diamanti e passare a livello dopo con gli shulker. Qui vi consiglio di riporre tutto nel chest, perché alla fine potete riprendere tutto. Qui ci ho messo i diamanti perché... Comunque qui c'è il Guardian che respawna ogni 2x2. Gli effetti del Guardian arrivano dal di qua già, perché è un Guardian, quindi. Poi gli orsi polari, livello 8. Poi c'è il livello... No, non si vede. Poi c'è il livello 9, dove ti riposi, dove i mob non possono entrare. Fammi vedere. Sì, il livello di riposo. Qui c'è scritto riporre tutti i giorni della chest, perché questo è il livello difficile. Qui c'è scritto che l'1 e 2 è finito e sta per iniziare il 3, quindi... Cubo 1 and shoot finish. Initiate the level 3. C'è scritto questo prima, perché sono Clever B43. Poi tu entri qui, vai in qui e poi tu ti trovi questa roba davanti che ti apre pistons, capito? Poi non mi faccio tutto il corridoio perché la notte, io odio la notte, mi brucia invidia, quindi vado a dormire. La batteria quasi scarica, ma finirò il video in tempo, non vi preoccupate. Dov'è il mio letto? Ah, io fino ad ora sono riuscito a fare solo il livello 2. C'è un mostro alla vicinanza. Tu non sei un mostro, sei una creatura amichevole. Si chiama, ti chiami Jonathan. Si chiama Jonathan. Tutte horse. Breeding horse. Kill you. No, no, I don't kill. I don't kill you. I speaking you. I'm reading. I'm a cavallo. Cavalgo silky. Vieni silky, andiamo. Pirla. Uno slime. Ciao Mr. Slime. Poi voi fate tutto il labirinto, c'è questo livello nero. Dove vi porterà qua, farete un parkour e sarete... Mi si è buggato il cavallo? Poi vi farete tutta la scalinata. Adesso si è attivato pure un bug, perfetto. Comparso il cavallo, sapete perché? Perché c'è un bugger in questa versione che ho io. Che quando sei a cavallo per troppo tempo, salti dove c'è un blocco sopra, il cavallo tu ce l'hai addosso, ma diventa invisibile e tu vai in giro e il cavallo rimane lì fermo. Poi qui continua il sentiero. Poi tu
qui vedete, c'è scritto livello troll e l'uscita. Però l'uscita è il troll e il troll è l'uscita. Sì, perché qui c'è il troll. Tu arrivi fin qua, ho fatto una c'era una finestrella, ma non c'è più perché despawnato, perfetto. No. Questo è il punto zero del mondo, mi sa. Questo è il punto zero, quindi non si può più modificare. Già. Comunque qui c'era una finestrella che ho scritto. Ho scritto exit the room. Comunque qui fa caldissimo. Idea. Qui metterò a posto. Comunque dopo quanto il safe point. Vediamo se mi fa. Proprio punto zero devo fare sta roba, nemmeno in creative si toglie. Se la posso fare. Fatto, ce l'ho fatta. Facciamo, togliamo questi. Le porte aperte le do già un buon punto. Intanto posiziono. Dopo risolverò il bug e comunque allora. Qui dopo apro. Vedete qui. Questo blocco. Questo qui da 3. 1, 2, 3. Lo aprirò dove c'è la bedrock. Con scritto exit room. Dopo qui riaprirò la finestra. Dalla quale si vede exit door. E qui ci farò la dimensione. Qui ci farò l'omega. Omega. Qui ci metterò il nether. Contatto di nether portal. Nether. Ender portal. Qui ci metto l'ender portal perché è un ender. Qui ci metto il nether portal perché è il nether. Qui ci metto. Allora, qui cosa ci metto? Il mondo in coso normale. Ci metto Herobrine. Punto. Ci metto Herobrine. Sì, ci metto Herobrine. Se non ci credete, guardate il video. La prossima volta dove ci sarà Herobrine. Comunque vi saluto. Qui CleverB43 vi saluto e vi dico ciao. Two hours later. One thousand years later. No, come si dice mille? Sì, 1000 years later. Sono un fantasma. Ci vogliono 1000 anni per spaccarla. Ma cancello il mondo, punto. Ciao, addio.